Io volevo innanzitutto ripetere quanto detto nel videoclip iniziale, ossia che Job Trainer ti insegna ad imparare. Vedete, noi studenti siamo sempre così concentrati nello studio che procediamo a testa bassa, direi, sostenendo un esame dopo l'altro. E così facendo però non ci rendiamo conto che perdiamo un mucchio di opportunità e soprattutto ci presentiamo nel mondo del lavoro in maniera sbagliata, impreparati. Impreparati perché? Beh, perché abbiamo un insieme di competenze tecnico-specifiche, però siamo mancanti quella sfera di saperi che fa da circonferenza, di cui Marco vi ha parlato, delle soft skill, che tante volte fanno la differenza e sono anche più importanti. Ho fatto una riflessione in particolare sulle soft skill, appunto, sul saper lavorare in gruppo, sul saper ascoltare, che al di là dell'opinione comune non è affatto banale, sulla capacità di motivare gli altri e soprattutto sull'autovalutazione, sull'autovalutarsi. Attenzione che queste capacità vanno anche oltre il mondo del lavoro. Noi oggi siamo certo concentrati su quello che è il mondo del lavoro, sul colloquio del lavoro, però ti aiutano anche nelle relazioni interpersonali, con la famiglia, con gli amici, con la fidanzata e perché no, con le relazioni con la comunità, con il territorio. Per quanto riguarda l'autovalutarsi, che lo ritengo un punto davvero fondamentale, abbiamo utilizzato uno strumento straordinario che è la videocamera. Marco ci ha ripreso in maniera continuativa, direi, in tutte le esperienze, ed in particolare in una seduta pomeridiana dove ci siamo concentrati sulla comunicazione. Comunicazione di colloqui di lavoro, clienti, fornitori e dicendo. Bene. Io quando sono tornato mi sono comprato la videocamera, la utilizzo per prepararmi a fare gli esami orali e lo ritengo, lo consiglio perché ti permette di vederti in maniera più distaccata, più oggettiva e ti permette di migliorare le debolezze e i punti deboli che ognuno ha. A proposito di autovalutarsi e a proposito di social network e Facebook, Cristian la settimana scorsa ha inserito un post nella fanpage di Job Trainer, alla quale vi invito caldamente ad iscriversi, in quanto trovate molti approfondimenti, molti spunti davvero interessanti. No, davvero, io vi invito ad iscrivervi perché dicevo, Cristian ha inserito un post riguardante l'ultima lezione di Randy Pausch. È incredibile, io l'ho visto, mi sono comprato il libro e per essere chiari non leggevo da 3-4 anni, dai famosi Tre Moschettieri di Dumas, perché davvero è un inno alla vita che ti dà entusiasmo e tra l'altro ti insegna come lo scopo ultimo della docenza, dell'insegnamento, non sia tanto quello di darti competenze specifiche, ma quello di insegnarti ad autovalutarti. Ecco, io questo lo sottoscrivo. E concludo con due punti. Job Trainer ci ha lasciato tanto entusiasmo, tanta voglia di fare e tanta voglia di imparare soprattutto. Ma soprattutto ci ha fatto cambiare, passare dall'idea di cosa gli altri possono fare per me alla consapevolezza di cosa posso fare io cosa posso fare io per l'azienda, cosa posso fare io per il territorio, cosa posso fare io con la comunità. Grazie. Ciao a tutti, allora io condividerò un po' quella che è stata la mia esperienza. E vabbè, tra le cose che ha detto Marco, una cosa molto importante è stato l'utilizzo di quel libricino che ci hanno fornito. Infatti lunedì quando ci siamo trovati ho preso questo libro e ho iniziato a leggere quelli che erano i miei appunti e da lì è uscito un po' tutto quello che ci siamo organizzati di dire questa sera.
quindi è uno strumento fondamentale. C'era Adalberto, uno dei trainer, che diceva che scrivendo mettiamo in pratica quello che pensiamo e rimane più impresso. E tra appunto anche le cose che ti sono per Marco c'è il gap test, e con il gap test ho fatto una riflessione e ho visto che valutavo la mia capacità di esprimermi e di farmi capire dagli altri a un livello bassissimo. E invece alla fine, facendo tutte le attività di gruppo e tramite le varie esperienze, ho visto che la valutazione degli altri sulla mia capacità di esprimermi rispetto alla mia era molto, molto, molto alta. Quindi la cosa importante che è emersa è che il confronto con le impressioni che gli altri hanno di te stesso sono molto importanti. E poi, grazie alle esperienze che abbiamo fatto outdoor, quella della zappa e quella dell'orienteering, un altro consiglio che ci è stato dato sempre da uno dei trainer è stato quello di valutare quello che abbiamo fatto nelle nostre esperienze, sia che fossero andate bene che fossero andate male. Quindi non è tanto importante il risultato, abbiamo vinto, abbiamo perso, siamo finiti in mare, che ne so. La cosa più importante è fermarsi e riflettere anche sulle cose positive che ci hanno dato dei successi. Il penultimo giorno, una cosa che è successa che non mi aspettavo è stata quella di avere la possibilità di conoscere il Cacatà, e ci siamo messi in gruppo a organizzare un'intervista che pensavamo di dover fare, e abbiamo visto quello che è il punto di vista di uno dei possibili reclutatori nel nostro futuro, quel che è il nostro mondo, nel mondo del lavoro. E una cosa molto bella che ci ha fatto notare un suo pensiero, un pensiero di Luca, è quello di vedere i giovani che lavorano con lui appunto come dei collaboratori e non come dei dipendenti. Ecco. Io volevo dire che una delle cose importanti, oltre a quelle che hanno già detto i miei compagni, che insomma ho imparato con Job Trainer, è stata quella di prendere i feedback dei miei compagni in modo positivo, non come delle critiche, ma come delle cose che delle opportunità per migliorarmi, per crescere. E infatti dopo ogni esperienza c'era ogni componente del gruppo era invitato a dare delle valutazioni sul comportamento degli altri, e poi alla fine sono state confrontate con cosa abbiamo con la valutazione che abbiamo dato noi di noi stessi, e è stato importante, è stato interessante vedere la differenza tra le valutazioni nostre e quelle degli altri. E poi un'altra cosa bella è stata la creazione del gruppo. Abbiamo lavorato in un modo che ci ha permesso di creare dei legami forti tra di noi, tra i componenti del gruppo, e questa è una cosa che può essere interessante per creare appunto gruppi che possono lavorare poi anche in futuro sul territorio, creare iniziative per il territorio. Ciao, sono Cristian, volevo concludere riportando un po' quella che è stata per noi questa esperienza di Job Trainer chiamato Beta. E noi tutti abbiamo dovuto riportare poi questa esperienza all'interno delle nostre casse modali per dire cosa ci è piaciuto, se abbiamo trovato qualcosa di positivo o negativo. Io ho provato un po' a pensarci, ho detto qual è il valore aggiunto che mi ha dato questa esperienza, questo campus, di soli 3 giorni. E ci ho pensato un bel po', insomma, ho detto ok, divertente, abbiamo fatto delle esperienze, abbiamo fatto prove di colloqui, abbiamo conosciuto persone interessanti. E come diceva Marco prima, abbiamo fatto tantissime attività dalla mattina, dal pomeriggio fino alla sera. Quindi ho provato a pensare al concetto di tempo. Ho detto noi abbiamo fatto tantissime cose in poco tempo. E quando mai ci capita di fare tutte queste cose in una volta sola? E soprattutto di imparare da queste cose. Allora, se io faccio un colloquio, e il colloquio mi va male, chi mi dice dove ho sbagliato? Io so che non sono stato assunto, ma gli dico l'incastatura, posso dire ma quel pirla di capo che non mi ha assunto. In realtà forse, ma è scontato, ma solo se ci si pensa, ero io che non andavo bene per il capo, non era il capo che non andava bene per me. Oppure non so, tutte le volte che parlo con i miei amici finisco per litigare, quel pirla del mio amico, no, forse sono io che comunico male.
Allora, non capita spesso fuori dall'attività normale, della famiglia, della coppia, della scuola, di avere delle persone vicine che erano quelli che noi abbiamo definito tante volte FIPE, cioè qualcuno che si prende la briga, la volontà di dirci no, guarda, forse stai sbagliando. Si arriva ad un'attività come job trainer con la disponibilità ad accettare questi FIPE. Critica è una parola brutta, però uno arriva lì ed è lì apposta per farsi dire guarda, forse se fai questa cosa diversamente, un colloquio, una chiacchierata, un lavoro di gruppo, una leadership, se la fai diversamente forse funziona meglio, oppure se la modifichi in questo modo forse riesci a fare qualcosa di meglio. Quindi uno arriva lì, tre giorni concentratissimi, disponibilità ad accettare i feedback, chiamiamoli consigli, chiamiamoli critiche da parte dei trainer, ma soprattutto da parte dei compagni, perché tanta parte di questi feedback sono arrivati dai compagni, perfetti sconosciuti, colleghi di lavoro, colleghi di, tra virgolette, cassa rurale, quindi magari soci, amici in cassa rurale, ma soprattutto da perfetti sconosciuti che non si erano mai visto. E questo per me è stato il valore aggiunto di job trainer, cioè tantissimo tempo concentrato in tre giorni che ci ha dato un risultato grandissimo. Quindi noi siamo arrivati soprattutto con il nostro ritratto, il nostro autoritratto, noi credevamo di essere in un certo modo. E dopo tre giorni di martellate da parte dei colleghi, sei bravo qui, sei bravo lì, non niente, non ce la fai, siamo andati lì a tenersi veramente stretto sotto la spalla un bel autoritratto fatto dagli altri che non fa mai male, sapere come gli altri si vedono la sera. Secondo me questo è stato il valore aggiunto di questa attività di tre giorni. Poi sicuramente abbiamo imparato come fare un colloquio, abbiamo imparato le tecniche per comunicare, per guardare, per attirare l'attenzione, per fare tantissime cose, però forse questo, almeno dal mio punto di vista, non so se è condiviso anche dagli altri, è stato veramente il valore aggiunto di questa attività e mi piacerebbe che venisse condiviso un po' da tante persone, insomma.